Adesso concludiamo, prima di lasciare chiaramente spazio poi alle domande, alle curiosità, agli interventi, a Luca Leuzzi, che ci parlerà appunto di luce e disordine, la meccanica statistica del random laser. Ah, ok, grazie Giorgio. Allora, dunque, questa è la nebbia. La luce, quando diciamo, passa attraverso l'atmosfera, e in particolar modo quando il vaporacqueo è molto denso, viene diffratta, e così noi perdiamo molta informazione riguardo a quello che potevamo altrimenti vedere. Il fenomeno che accade, e di cui ha parlato diffusamente Paolo, è quello dello scattering. E la nebbia è un sistema disordinato. E quello che fa è coprire completamente le cose più lontane e rendere più sfocate anche le cose più vicine. Allora, è un meccanismo in cui la luce che arriva con la sua lunghezza d'onda, la sua frequenza, il suo passo, incontra delle goccioline d'acqua nel caso della nebbia, e queste, passando attraverso queste goccioline d'acqua, cambia direzione, e questo avviene molte volte, per cui i raggi luminosi non tutti riescono ad arrivare fino a noi, e la loro intensità, appunto la loro potenza, viene dissipata, e alcune lunghezze d'onda passano meglio, altre meno, per cui della luce bianca del sole si perdono alcune informazioni. E la nebbia non è l'unico mezzo disordinato attraverso il quale la luce viene, subisce scattering, ma ne abbiamo tantissimi. Ci sono i tessuti del corpo, le nuvole, i gel per i capelli, perché ce li ha i capelli, la schiuma, andando più sul fisico, sistemi porosi, agglomerati di nanoparticelle, oppure il vetro. E il vetro è tanto più opaco quanto più vuol dire che il fenomeno di scattering è forte, cioè tanto più il cammino medio della luce all'interno del sistema è corto. Potremmo proprio definire l'opacità di un mezzo, diciamo, in base a quanto frequentemente il fenomeno di scattering ha luogo attraverso quel mezzo. Ora, quindi lo scattering è visto come un impedimento, diciamo, per gli astrofisici sicuramente lo è, e in effetti devo anche dire che, diciamo, è un impedimento che a volte torna anche piacevole, cioè a volte uno si potrebbe augurare che la nebbia fosse anche di più. Ma a parte, sto sempre per rimanere nella stessa città, però a parte questo, può essere una risorsa, cioè ci sono determinati sistemi in cui, grazie al disordine, lo scattering permette di fare delle cose, diciamo, anche positive. Ad esempio, un esempio che non tratteremo oggi è quello di fibre ottiche dal contenuto disordinato, un certo tipo di disordine che chiameremo trasversale, che permette di far passare segnale ad alta risoluzione per lunghezze molto lunghe, con una risoluzione anche superiore di quelle delle fibre ottiche ordinate, a patto ovviamente di essere in grado, scusate, di costruire, mettere su algoritmi di ricostruzione dell'immagine che permettano di decifrare questo, diciamo, questo pattern disordinato per quello che invece è il segnale di input. Ma un'altra cosa di cui ci occupiamo oggi invece è quello di produrre luce laser, cioè grazie al fatto che la luce ha uno scattering multiplo siamo in grado di produrre dei laser che si chiamano laser disordinati, random laser. In questo caso, al contrario che nei sistemi dove la luce si propaga, tipo attraverso la nebbia o nelle fibre disordinate, la luce è creata dall'interno, adesso vediamo come mai. Cioè, a un certo punto, da qualche parte vengono emessi dei fotoni, e questi fotoni, gira che ti rigira, possono essere amplificati in quello che si chiama light amplification by stimulated emission of radiation. Ok, allora quello che succede nel laser ordinato, voi tutti lo sapete ovviamente, ma io ve lo ripeto perché sono particolarmente pedante. Abbiamo due specchi, e la luce viene fatta passare da un buchino e comincia a rimbalzare fra i due specchi. Ok, e dentro c'è un mezzo,
con degli atomini. Allora, gli atomi, vedete queste scalette a tre gradini un po' storte? Ecco, questa è la mia visione minimalista di un atomo, di uno degli atomi che sta qua dentro. Immaginate che ce ne sono tanti e che sono abbastanza simili. E questi atomi possono stare a riposo, nello stato fondamentale, o essere eccitati, hanno due stati eccitati. Per andare dallo stato più eccitato a quello meno eccitato, e l'atomo emette un fotone con una certa frequenza. Ok, dopodiché se ne ritorna a riposo. Allora, in un laser quello che succede è che si pompa energia da fuori, ok? Si attacca la spina, si accende il laser. E che cosa succede? Questa potenza è tale da tenere tutti gli atomini, tutti quanti, nello stato eccitato. Questo si chiama inversione di popolazione, cioè gli stati con popolazione eccitata sono molti di più di quelli con popolazione a riposo. E ogni volta che viene emesso un fotone e lo stato poi va a riposo, quello zuppete viene subito riportato allo stato eccitato. Allora, che succede? Che si stabiliscono fra gli specchi tanti modi stazionari della luce. Alcuni di questi hanno delle frequenze proprie che sono uguali all'intervallo di energia tra i due stati eccitati qui, dove viene emesso il fotoncino, il fotone emesso dall'atomo. Ok, allora che succede? Queste frequenze qui vengono eccitate via di più, perché poi ognuno di questi fotoni può andare a eccitare un altro atomo, ok? E così via, fino ad avere un effetto valanga. Questa cosa si chiama amplificazione stimolata, ok? Stimolata dal fatto che noi teniamo tutto quanto a popolazione eccitata. Poi ci sono altre proprietà di questa luce. La luce ha una fase che è una sua proprietà, diciamo, come gli gira bene al fotone in un certo senso, e queste fasi nel laser sono, diciamo, o tutte uguali oppure non sono tutte uguali, ma sono tra di loro in determinate relazioni, per cui c'è una forte correlazione della fase fra i diversi modi di luce, e questa si chiama coerenza. Quindi il laser emette luce coerente. Bene. Ora, che succede nel laser disordinato? Che ad esempio è una polvere di nanoparticelle. Allora, noi mettiamo luce, spariamo luce sul sistema e la luce scattera, comincia a girare. Ma il mezzo in cui gira è un mezzo otticamente attivo, e per via della luce esterna che noi pompiamo sul sistema, la popolazione è invertita. Quindi cominciano ad emettersi fotoni e si ha un effetto a valanga, ma non ci sono specchi. Allora, come mai i fotoni circolano lì dentro, questi modi di luce si stabiliscono, tanto che possono essere amplificati? Perché se tutta la luce passasse rapidamente attraverso e venisse diffusa fuori dai confini di questo sistema, non avremmo niente da amplificare, questo è il punto. Ha voglia a pompare energia dentro. Allora, ci sono varie ipotesi. Una è che anche in questi sistemi accada quello che succede nei metalli. Nei metalli ci sono degli elettroni che corrono, si chiamano elettroni liberi, e che portano la carica. Quindi se uno mette una differenza di potenziale attraverso di un cavo metallico, passa la carica. Se noi mettiamo tante impurità, doppiamo il sistema, dai, il sistema diventa un isolante, si ha una transizione metallo-isolante, e questo è dovuto a una cosa che in fisica si chiama localizzazione di Anderson. In pratica gli elettroni, le onde degli elettroni si localizzano, e quindi la carica non viene più portata in giro. Allora, un'ipotesi è che siccome la luce e i fotoni sono pure anche onde, questo possa avvenire anche nei sistemi fotonici. Questa è, diciamo, tema di grosso dibattito, perché in realtà le onde della luce sono onde vettoriali, sono diverse da quelle elettroniche, e questo, diciamo, si può provare che almeno in tre dimensioni... Morto? No, che almeno in tre dimensioni questa cosa non, diciamo, teoricamente potrebbe non accadere, e di fatto non ci sono finora osservazioni sperimentali. In ogni caso, i vari fotoni che scatterano interferiscono, e tramite il fenomeno dell'interferenza si hanno dei modi stazionari che sono distribuiti in maniera anche buffa, cioè possono addirittura, vedete, questo è un modo che si accende in un sistema, appunto, di nanoparticelle. Questo è un sistema
disordinato solido, vedete le parti più rosa, sono l'eccitazione di un modo. Come vedete hanno una distribuzione spaziale abbastanza, diciamo, bizzarra. Può essere anche che ci sono diverse regioni dello spazio che sono più eccitate e che corrispondono a un unico modo di data frequenza. Okay? Quindi ci sono delle interferenze costruttive che poi diventano stazionarie. Quanto vivono questi modi? Qualche decina di picosecondi. E poi ci si pone altre domande. Tra gli specchi noi sappiamo quali sono le onde stazionarie e sappiamo che alcune di queste sono della frequenza che è la frequenza di emissione del mezzo attivo, e allora quelle sono quelle che poi vengono amplificate. Nel random laser non la conosciamo questo rapporto e non sappiamo come si creano questi modi stazionari. Sappiamo che interagiscono e sappiamo che la loro interazione è complicata e non lineare, cioè due modi di luce e si parlano, ma quello che combinano insieme non è mai dovuto soltanto alla loro interazione a coppie, ma devono tener conto di quello che hanno da dire, diciamo, altri modi che occupano la stessa regione dello spazio. Ok, questo si chiama interazione non lineare. Ora, viste queste cose, le cose che riusciamo a capire e le cose che ancora non sono ben comprese e sul quale è meglio non scommettere per fare una teoria generale, quindi visto che ci sono dei modi ottici stazionari che si stabiliscono nel mezzo disordinato, noi non sappiamo, cioè non sappiamo, ci sono varie ipotesi sul come, però intanto l'importante è che ci sono. E che questi interagiscono perché alcuni di loro sono attivi nella stessa regione dello spazio e quindi in qualche modo competono per spartirsi l'energia che viene pompata dal sistema. Ecco. E poi diciamo il laser è stazionario, è un sistema stabile, ci sono vari meccanismi, saturazione del guadagno, per cui diciamo se il sistema diventa troppo intenso, allora poi l'amplificazione diminuisce, se l'amplificazione diminuisce, allora poi il pompaggio ottico è più efficiente, quindi si ristabilisce sempre un sistema stazionario. Tant'è che benché il sistema sia fuori dall'equilibrio, io posso convenire di pensare il mio sistema come se fosse all'equilibrio in un sistema efficace e posso scrivermi una teoria. Ok? Questa teoria, per chi di voi è interessato, si può scrivere tramite una funzione hamiltoniana, ma non è molto importante. Ci sono dei protagonisti che sono queste piccole A che rappresentano un po' i modi. Ognuna di queste A è un numerino complesso, non nel senso che è complicato, ma nel senso di Cardano o Cartesio, cioè che ha una parte reale e una parte immaginaria, o se volete ha una magnitudine e una fase. La sua magnitudine al quadrato è l'intensità, quanto è forte il modo, l'argomento è la fase, che è un angolo, e poi ha una frequenza caratteristica. E queste A interagiscono fra di loro. Tutta la roba complicata, disordinata, la disposizione spaziale, io lo ammetto, la teoria la ficca in questi accoppiamenti, queste costanti di accoppiamento J, che quindi ci permettono di scrivere l'interazione fra i modi di luce laser come un network. Come un network dove abbiamo dei nodi che sono i modi, ognuno ha la sua intensità, la sua fase e la sua frequenza, che interagiscono con altri modi attraverso un coefficiente di accoppiamento che è questa J. Ok, quindi questo è lo spazio delle ampiezze dei modi, intensità, fase e frequenza, e delle loro interazioni, che non ha nulla a che vedere con lo spazio reale in cui abbiamo la luce che viene emessa e che poi fa scattering attraverso, non so, microparticelle, nanoparticelle, eccetera, la nebbia. Ok. In alcuni sistemi disordinati, se il disordine, diciamo, il disordine è di varia natura, c'è un disordine che può essere queste J, a seconda di come sono fatte queste J, si può avere un tipo di disordine particolarmente simpatico che viene chiamato frustrazione. E cioè, immaginate che
tutti i modi abbiano la stessa intensità. Freghiamocene delle frequenze, quello che ci rimane è la fase, cioè una direzione nello spazio. Immaginiamo che i modi siano, in questo modo qui abbia una certa direzione, e lui si è accoppiato positivamente con un altro modo. Siccome è accoppiato positivamente, l'altro modo tenderà ad allinearsi con lui. Benissimo. Lui è anche accoppiato positivamente a un terzo nodo, e quindi questo terzo nodo potrebbe tendere ad allinearsi con lui. Ma il terzo nodo non è accoppiato positivamente col secondo, col suo amichetto, no. La loro interazione, a causa del disordine, è negativa, ok? E quindi lui non sa che fare. Qualsiasi scelta sarà frustrata, perché o scontenta uno o scontenta l'altro. Ma questo, diciamo, sono parole. Quello che ci importa è che ci sono due configurazioni possibili di questo sistema che energeticamente competono, perché sono più o meno dello stesso ordine. Mi devo sbrigare. Allora, nei sistemi poco frustrati, quello che succede è che, diciamo, le configurazioni di questi modi, che sono, diciamo, rappresentano il mio sistema di modi di luce, sono una contigua all'altra, cioè io posso cambiare configurazione con poco costo. Mentre in sistemi molto frustrati tutte queste opzioni si raggruppano, però si raggruppano in gruppi che sono fra di loro disgiunti. Cioè, per andare da una configurazione di modi che sta qui a una configurazione di modi che sta qui, io devo pagare un prezzo così alto che in realtà mi diventa impossibile. E quindi, invece di avere un singolo stato laser, avrò tanti stati disgiunti, tutti fra di loro analoghi. Ok? Quindi più è grande la frustrazione, più è a rischio l'unità di avere, la possibilità di avere un singolo stato, e quindi la possibilità di avere, diciamo, tanti stati disgiunti, che è quello che avviene nei vetri veri, come nel vetro della bottiglia, del bicchiere e della clessidra che mi dice che sto sforando. Ok? Allora, come faccio? Posso ipotizzare che il mio laser disordinato sia pure un laser vetroso? La domanda mi viene, per chi di voi conosce questo tipo di oggetto, mi viene anche dal guardare questo. Ora, io sono un fisico teorico, però mi piacerebbe pure avere ogni tanto qualche conferma sperimentale. Allora, la prima cosa è: come faccio teoricamente a discernere? Beh, mi invento un parametro poliziotto che dice tu sei vetro, tu non sei vetro, e discrimina, ok? Infatti si chiama parametro d'ordine, ok? Decide chi è vetroso e chi no. Il parametro d'ordine per questi sistemi vetrosi è stato introdotto a fine anni 70 da Giorgio Parisi, e infatti si chiama overlap di Parisi, ok? Però quello io non lo riesco a misurare, e non solo io. Allora, ne abbiamo introdotto una sua variante, che invece in questi modelli può essere intanto calcolata teoricamente, ma forse anche misurata, ok? E può essere misurata perché dipende dalle intensità degli spettri del random laser, che non sono queste cose, ma non sono i fantasmini, ma sono dei diagrammi dove c'è scritto ogni modo, ogni frequenza, quanto è forte, quanto è intenso. Ok, e infatti vedete che è pieno di a modulo quadro, che sono le intensità dei vari modi. Bene, allora mi faccio la mia teoria. E la teoria si chiama teoria di rottura di simmetria di replica applicato ai modelli fotonici disordinati, e vedo che sotto soglia, cioè quando il mio sistema disordinato ottico non è ancora un laser, mi aspetto un solo valore di questo parametro, ma se passo la soglia laser, quello che vedo è che la struttura di tutti i valori possibili di questo parametro, che si chiama distribuzione di probabilità di questo parametro, assume delle forme particolari, del tutto non banali. E voglio provare a vedere se qualche gentile sperimentale le misura. Ok? Misura proprio questo. E quello che succede è questo. Allora, vedete, vi faccio vedere solo la cosa di sopra, che è stata montata ad arte su quella che sono le previsioni teoriche, per far vedere quanto funziona bene. E allora, sotto soglia abbiamo, vabbè, una gaussiana, c'è tanto rumore, la quantità che si misura non è esattamente quella teorica, eccetera. Però vedete che l'andamento di questa distribuzione di probabilità all'aumentare della pompa esterna, cioè a quanto più questo è un laser potente, segue esattamente la forma teorica. E la stessa cosa è stata confermata in diversi materiali. Wow!
ok, ho finito. E questa è l'ultima, era uno spettro che era nascosto dietro. E questo è il messaggio che, diciamo, grazie al disordine dei sistemi fotonici si può avere luce laser. Ovviamente è una luce laser molto particolare che si può usare in tante cose, compresa nella diagnostica, perché si può sfruttare lo scattering attraverso i tessuti, e che alcuni laser disordinati hanno le proprietà intrinseche dei vetri, e questo apre tutti altri scenari. Questa è una mini letteratura, purtroppo libri non ce ne sono, forse c'è questo qui di Nogginoff, che però è più un libro, diciamo, che parla dell'aspetto chimico, e comunque insomma. E poi io volevo ringraziare tutte le persone con cui... Michele, dove è finito? Michele è finito qua. Va bene, sorry. Non c'è, ok. È finito da un'altra parte. E che lavorano con me. Grazie. Però mi sembra abbastanza complicata la cosa. Se ci dà qualche spiegazione sul possibile utilizzo di questi sistemi, per capire. Sì. Allora. Rispetto a un laser normale. Sì. Allora, rispetto a un laser normale, questi oggetti sono molto piccoli, ad esempio, dell'ordine, diciamo, di 1000 micron, ok? Comunque possono, ce ne sono anche di più piccoli, quindi è possibile metterli su dei chip, ok? E quindi utilizzare questo tipo di tecnologia e fare degli strumenti molto piccoli. Possono essere spettrografi, possono essere anche strumenti che si possono utilizzare ad esempio per illuminare tessuti, oppure per illuminare tessuti dal di dentro, okay? Avendo informazioni su quello che sono magari conformazioni o delle patologie. Possono essere usati per fare delle carte di credito a prova di bomba, perché ognuno di questi cosi ha una sua conformazione unica e quindi non può essere clonato. Tutte queste cose sono applicazioni molto embrionali, ovviamente, però ci sono, quello che dico è stato pubblicato su riviste scientifiche e ci sono così università che cercano di brevettare questo genere di cose. Ecco, questo sì. Quindi è molto più a basso costo di un laser normale, ma soprattutto ha questa proprietà di essere multidirezionale e di essere molto piccolo. Grazie anche a Luca.